La vendetta di Chiara Ferragni. Ecco perché Marrakesh aveva definito Fedez un nano con la sindrome di Napoleone e la lite del 2017. Chiara Ferragni ha deciso di affilare le armi dopo che Fedez ha deciso di rendere pubblica la sua nuova relazione con la modella Garance Otie, e lo ha fatto mettendo in mezzo un arcinemico dell'ex marito. Stiamo parlando di Marrakesh. Le nuove mosse social dell'imprenditrice stanno attirando l'attenzione e la curiosità del pubblico. Mentre il rapper si appresta a pubblicare un nuovo brano con Emi Skilla, nel quale si vocifera che ci siano riferimenti alla sua separazione da Chiara. La foto con il busto di Napoleone e le varie frecciatine di Chiara Ferragni. In risposta alla nuova relazione di Fedez, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae sorridente accanto a un busto di Napoleone, scattata durante una visita alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Questo gesto, apparentemente enigmatico, è stato subito decifrato dai fan, i quali ricordano che Marrakesh aveva chiamato Fedez Napoleone durante un dissing tra i due. Il riferimento a Napoleone è significativo. Napoleone Bonaparte è spesso associato a un complesso di inferiorità e a un atteggiamento autoritario, richiamando il soprannome con cui Marrakesh aveva criticato Fedez. La foto, quindi, non è solo un semplice scatto artistico, ma una frecciatina mirata. Oltre a questo, Chiara ha pubblicato su TikTok una foto in cui rivolge gli occhi al cielo, chiedendo ai fan di suggerire una didascalia. Tra i commenti, ha messo l'Ikea uno che diceva: finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa, un chiaro attacco indiretto al suo ex marito. Cosa è successo tra Marrakesh e Fedez? Perché avevano litigato? Nel 2017, Fedez e Ilunga Axe pubblicarono l'album Comunisti col Rolex. Nello stesso periodo, uscì anche Santeria di Gué Pequeno e Marrakesh. Durante un'intervista al Corriere della Sera, Gué Pequeno e Marrakesh espressero il loro disprezzo verso i colleghi, affermando: siamo lontani da loro, fanno pop mascherato. La TV italiana non apprezza chi fa il pop vero. Queste dichiarazioni non passarono inosservate a Fedez, che decise di rispondere su Instagram. Nel suo post, Fedez affermò che Marrakesh aveva abbassato lo sguardo quando lo aveva incontrato a una sfilata a Milano, suggerendo che il rapper non avesse avuto il coraggio di affrontarlo faccia a faccia. Deve essere frustrante fare le interviste ed essere costretti a pronunciare sempre il nostro nome, perché altrimenti non vi cagano di pezza e nel titolo è più grosso il nostro nome sul vostro. E poi tipo ieri. Ti vedo dal vivo e ti dico che sei un coglione faccia a faccia e abbassi lo sguardo. Giusto per ribadire. Il nostro tour ha già venduto 100.000 biglietti. Non è ancora il disco. La terza data del forum è praticamente quasi sold out e apriremo una quarta. Fa male, vero? La risposta di Marrakesh non tardò ad arrivare, scatenando un vero e proprio dissing tra i due artisti. Marrakesh raccontò una versione diversa dell'incontro, contraddicendo Fedez e aggiungendo ulteriore pepe alla disputa. In particolare, Marrakesh utilizzò l'espressione «nano con la sindrome di Napoleone», riferita a Fedez, una frase che divenne rapidamente virale e continua a essere ricordata ancora oggi. Questo commento, incisivo e tagliente, non solo alimentò ulteriormente la tensione tra i due rapper, ma consolidò anche l'immagine pubblica della loro rivalità. A quanto pare al nano con la sindrome di Napoleone gli è partita la nave sui social, ha inventato un bel po' di ca asterisco asterisco ate. Tu ieri mi hai visto, mi hai detto che ero un Kogel asterisco one e io ho abbassato lo sguardo. Ma dove? Tu ieri alla sfilata di Moschino, eri seduto esattamente di fronte a me, non mi hai neanche per sbaglio guardato, neanche un secondo. Ti sei inventato una cazzata totale.